Siamo qua oggi in questo paese che sappiamo comunque paese d'origine di quello che noi riteniamo responsabile, quindi il signor Fugatti. Vorremmo ricordare alla popolazione che l'Italia ha diversi gruppi di orsi e non è mai accaduto nulla. Le uniche problematiche che accadono negli ultimi tempi, guarda caso, sono sempre in Trentino. Ricordiamo anche che in Italia abbiamo un numero di orsi che è relativamente basso in relazione al territorio e a confronto con altri stati. Qui ci lamentiamo di un numero di orsi che si aggira intorno alle 150 unità, mal censite e mal gestite. Fugatti ha sempre proposto la caccia all'orso, perché i cacciatori trentini vanno in Slovenia, i trentini vanno a mangiare la carne d'orso, carne che arriva dalla Slovenia. E il progetto non è un fallimento, perché gli orsi sono stati ristabiliti sul loro territorio, ma non porterà più a nulla. Quindi, per evitare altre morti, si deve solo fare un passo all'indietro. Chiediamo la libertà di JJ4, che venga ritirata l'ordinanza di morte. Oggi abbiamo saputo che M62 è stato trovato morto. Secondo me è stato trovato morto, ma è stato ucciso da qualcuno, da qualche, diciamo, cacciatore o bracconiere. Okay? Che il bracconiere è la stessa cosa del cacciatore, solo che non ha la licenza di caccia. Quindi questa cosa qua ovviamente è gravissima. Noi siamo qua perché vogliamo lottare per difendere gli orsi. Non siamo qua a chiedere le cose, ma le pretendiamo.